Siamo a Corridonia, è il primo trofeo primavera per la categoria allievi, inserito all'interno anche una gara per donne juniores. Si è inquadrato il presidente regionale della Federazione Ciclistica Italiana Lino Setti e l'organizzatore Giuseppe Viozzi, dei calzatori di Montegranaro Marini Silvano, i giudici di gara presenti quest'oggi a questa manifestazione. Dicevamo categoria allievi dunque per quanto riguarda questa bellissima manifestazione organizzata con il contributo economico del Comitato Regionale Marche e delle società marchigiane. Al via saranno 22 team presenti, 50 km da percorrere, 18 giri del tracciato che nel pomeriggio ospiterà il 17° Gran Premio Gruppo Meccaniche Luciani, sempre organizzato dalla società ciclistica Calzaturieri di Montegranaro Marini Silvano per dilettanti, che lo scorso anno è stato vinto dal campione moldavo Cristian Raileanu. Queste sono le operazioni che precedono dunque la partenza. Abbiamo detto sono 22 le società partecipanti, 100 i corridori iscritti. Dunque si parte con una gara per la categoria allievi fortemente voluta dalla Federazione Ciclistica Italiana Comitato Regionale, oggi presente qui questa mattinata qui a Corridonia Lino Setti. Abbiamo visto anche il consigliere Marco Marinu, che nel pomeriggio saranno raggiunti anche dal presidente provinciale Marco Lelli e dal consigliere regionale Massimo Romanelli. SCAP Trodi Camorrovalle che si sta preparando, questa è la Gulp, GS Gulp Pool Val Vibrata di Alba Adriatica, vediamo le maglie della rinascita. Tra poco dunque i corridori entreranno nell'anello di 2750 metri da ripetere 18 volte. Sarà una gara importante anche perché tanti corridori lo scorso anno da esordienti sono saliti di categoria e ci sono anche gli allievi di secondo anno. Abbiamo detto all'interno di questa manifestazione anche una gara per la categoria juniores donne, oggi fortemente rappresentata dal team ciclistico Porto Sant'Elpidio Monturano VPM. Siamo agli attimi che precedono dunque la partenza di questa manifestazione. Nel pomeriggio il 17° Gran Premio Meccaniche Luciani, parliamo della categoria dilettanti, è veramente una bella mattinata a Corridonia, temperatura ideale per andare in bicicletta e per proporre questo tipo di sforzo. Tante sono anche le società che sono arrivate da fuori regione in queste 22 che vi abbiamo elencato. Ci sono il Pedale Rosso Blu Picenum, l'Andria Bike, la Noce, Autotrasportatori di Mico, la Raven Team, la Fiumicinese, il Pedale Chiaravallese e poi tante altre formazioni: SCAP Trodi, Calma Juventus Fano, Gulp Pool Val Vibrata, Cicli Fatato, Unione Ciclistica Porto Sant'Elpidio Monteurano, Gubbio Ciclismo Mocaiana, Club Corridonia, Cicli Falgiani Marco Pantani, SC Marinelli Cantarini, parliamo della Recanati, mentre i corridori stanno preparando la Nestor Marciano, la Born to Win, il team Masciarelli, team Balzano di Sarno Raffaele. Si prepara, i corridori sono pronti perché hanno firmato il foglio di partenza, adesso la prova rapporto e tra poco la categoria allievi sarà pronta insieme alle donne junior per quanto riguarda questa manifestazione. Ripetiamo ancora una volta per chi si ponesse all'ascolto in visione della nostra emittente solo in questo istante: sono 22 team rappresentati, 100 i corridori al via. L'anello 2750 metri interamente pianeggiante, vedremo se ci sarà qualche tentativo di fuga, se andrà via una fuga o se ci sarà la volata generale. Inquadrato il foglio di firma abbiamo visto Federico Quattrini, Pedale Chiaravallese, ancora le maglie del Pedale Chiaravallese. Siamo oramai alla partenza, inquadratura per Massimiliano Presutti della Noce, poi vediamo Anastasia Carbonari e le ragazze anche che sono al via quest'oggi, le donne junior, le maglie gialle e nere della Fiumicinese, poi vediamo quelle della Andria, formazione pugliese, ecco Lino Setti e Marco Marinuk, con il numero 3 inquadrato Nicolas Malizia del Pedale Rosso Blu Picenum. Sbagliglio un po', siamo proprio in tarda mattinata, qualcuno ha dovuto anche farsi qualche chilometro pur di essere presente. Tutto ormai pronto per la partenza ufficiale di questa manifestazione, 18 giri in programma, 50 chilometri per una gara che fa da corollario, ma non solo, a quella che sarà quella pomeridiana del Gruppo Meccaniche Luciane, 17° trofeo per quanto riguarda dilettanti Elite Under 23, dove in palio c'è anche la prima maglia della Challenge dedicata al compianto Michele Gismondi. Acqua e sapone, le maglie, si parte. Si parte subito e vediamo i corridori
che si lanciano nell'anello di 2750 metri qui di Corridogna. Giornata di sole, un po' freddina questa mattinata, che si riscalderà sicuramente sia per le pedalate dei corridori sia per quanto riguarda anche quello che faranno in gara questi atleti. Abbiamo terminato il primo passaggio, nulla è successo, il gruppo è praticamente compatto, sta sfilando su quello che è il rettilineo conclusivo. Siamo alle prime battute di questo primo trofeo primavera, organizzato con il contributo economico del Comitato Regionale Marche e con il contributo anche delle società marchigiane. Ulteriore passaggio con la macchina precorsa, c'è il ventaglio che si apre, c'è un corridore che prova ad avvantaggiarsi rispetto agli altri, ma i metri sono veramente pochi. Le maglie gialle e nere della Fiumicinese e della SC Recanati Barinelli Cantarini controllano che tutto vada a dovere. Vediamo anche quella della Gulp Pool Val Vibrata, intanto si gira su una curva proprio dopo il rettilineo, c'è un altro piccola rientranza. Vediamo un attimo i corridori che la imboccano in questo istante. Intanto è finito a terra purtroppo il dorsale 77, si tratta di Simone Danielli della Gubbio Ciclismo Mocaiana, corridore dolorante a terra, peccato, arrivano i soccorsi da parte della direzione medica, nulla di fatto, nel senso che si è ripreso. E qui siamo al quarto giro con il gruppo ancora compatto, migliori tutti insieme. C'è un tentativo d'attacco da parte di un corridore, gruppo che si è un po' sfilato rispetto alle tornate precedenti. Vediamo le maglie della SC Marinelli Cantarini Recanati, quelle della Fiumicinese. Intanto ci avviciniamo al quinto passaggio con il gruppo molto allungato, qualcuno prova ad andare via, vediamo se ci riuscirà. Le maglie dell'Alma Juventus Fano in testa al gruppo, quella di Cecchettini. Poi vediamo tutto il gruppo che sta per completare anche la quinta tornata. In pratica 5 giri di riscaldamento, adesso vedremo se i corridori riusciranno a dare e a dire qualcosa di importante in questa gara, dove ci sono stati anche dei vari tentativi che non sono però andati a buon fine, perché il gruppo è sempre tornato sulla testa della corsa. Adesso si avvantaggia un drappello di 2, 4, 6 corridori. Andiamo a vedere di chi si tratta. Attenzione, 11 giri al termine, sono in 6 al comando. Abbiamo visto Dignani, Marchegiani, Casadio, Tonucci, Garofoli, poi vediamo altri corridori, però attenzione perché la situazione è in via di evoluzione. Perde contatto Dignani, allora rimangono in 6 al comando, sono il numero 57 a Luigi dell'Alma Juventus Fano, il numero 47 Umbri della SCAP, il numero 91 Garofoli della SC Recanati, Marinelli Cantarini, 78 Marchegiani Gubbio Ciclismo Mocaiana, il 26 Casadio della Fiumicinese, il 62 Tonucci dell'Alma Juventus Fano. Questi sono i 6 alla comando. È questo che vediamo inquadrato adesso, il gruppo che ha le spalle dei 6 uomini alla comando ha un ritardo di 20 secondi. Gruppo che se la prende un po' comoda in questo frangente, lasciando spazio, abbiamo detto, da Luigi, Umbri, Garofoli, Marchegiani, Casadio e Tonucci. Vediamo se da dietro qualcuno riuscirà a riportarsi sulla testa della corsa. È chiaro che in un tratto pianeggiante il gruppo dovrebbe pedalare più forte rispetto a chi è alla comando, ma al comando ci rimangono ancora i 6 uomini. Siamo a 9 giri dal termine, metà gara, quando le maglie della Fiumicinese, guidate dai corridori in fuga, quella dell'SC Recanati, Marinelli, Cantarini, e attenzione, stanno arrivando anche altri corridori. Adesso si è formato un drappello di 7 uomini alla comando. Andiamo subito a rifare il punto della situazione, perché sui 6 che avevamo prima citati è entrato anche Crociati della Fiumicinese, mentre non è riuscito ad agganciarsi il numero 64 Giulianella, che ha un ritardo di 5 secondi. Questi i 7 al comando sono Davide Crociati, Fiumicinese, Patrick Casadio, Fiumicinese, Gidas Umbri, Scap Trodica, Vittorio Aluigi, Alma Juventus Fano, Niccolò Tonucci, Alma Juventus Fano, Roberto Marchegiani, Gubbio Ciclismo Mocaiana e Gianmarco Garofoli dell'SC Marinelli Cantarini. Siamo a 8 giri dal termine, ecco i 7 uomini al comando che hanno un vantaggio. Si è formato un drappello adesso alle spalle dei 7 uomini alla comando, composto da 4 unità, dove c'è anche Giulianella che prima viaggiava da solo con un ritardo di 5 secondi. I 4 controattaccanti che stiamo vedendo adesso hanno un ritardo di 25 secondi. Il gruppo
a un ritardo di 35 secondi. I quattro controattaccanti sono Della Chiesa, Giulianella, Torcianti e Stocchi. Dunque situazione, quando la gara entra veramente nel vivo, sette uomini alla comando, Crociati, Casadio, Umbri, Aluigi, Tonucci, Marchegiani e Garofoli, quattro ad inseguire, Della Chiesa, Torcianti, Giulianella e Stocchi. Siamo adesso a sei giri dal termine, dodicesima tornata per i sette uomini alla comando. Eccoli qui, sei giri dal termine per i sette uomini alla comando, guidati dall'Alma Juventus Fano. I due dell'Alma Juventus Fano occupano la prima e l'ultima posizione del drappellino, sono in due come i due ragazzi della Fiumicinese, potrebbero anche optare per un gioco di squadra. Vediamo il numero 37 che chiude il drappellino per quanto riguarda la gara. Eccoli, quattro controattaccanti sono Della Chiesa, Giulianella, Torcianti e Stocchi, il gruppo però è lì vicino. E allora situazione che si mantiene con tre ben segmenti definiti, sette uomini alla comando, Crociati, Casadio, Umbri, Aluigi, Tonucci, Marchegiani e Garofoli, ad inseguire con un ritardo di circa 25 secondi Della Chiesa, Torcianti, Giulianella e Stocchi, il gruppo segnalato sempre a 35 secondi. Questa è la situazione in questo primo trofeo primavera. Vediamo che sale anche l'adrenalina da parte del pubblico mentre si avvicina sempre di più l'arrivo, ed eccoli qui, 5 giri al termine, tornata numero 13 per i sette uomini alla comando. Vediamo sempre impegnatissimi i ragazzi della Fiumicinese, dell'Alma Juventus Fano, che sono in sovrannumero rispetto agli altri. Sempre alle loro spalle il quartetto formato da Della Chiesa, Giulianella, Torcianti e Stocchi. Eccoli qui, Giulianella guida questo drappellino. Il ritardo però sale adesso a 40 secondi, il gruppo un ritardo di 50 secondi. Quindi guadagnano i sette uomini al comando. Rifacciamo la situazione. Al comando troviamo il numero 22 e il numero 26, entrambi della Fiumicinese, Davide Crociati e Patrick Casadio. Poi troviamo il numero 47, Gida Sumbri della Scap Trodica, il numero 57, il numero 57, Vittorio Luigi dell'Alma Juventus Fano, il numero 62, sempre dell'Alma Juventus Fano, Nicolò Tonucci, il numero 78, Roberto Marchegiani, Gubbio Ciclismo Mocaiana, il numero 91, Gianmarco Garofoli della SC Recanati, Marinelli Cantarini. Eccoli quattro inseguitori, vantaggio, anzi il loro svantaggio aumenta a 50 secondi. Vediamo il gruppo ancora più indietro, segnalato con un ritardo di un primo e 5 secondi. E allora sembrano avere veramente ormai partita vinta i sette uomini alla comando, ma mai dire mai nel ciclismo, perché i sette uomini al comando di comune accordo sotto la spinta delle formazioni della Fiumicinese e della Alma Juventus Fano adesso hanno un vantaggio di 50 secondi su Della Chiesa, Giulianella, Torcianti e Stocchi, e un primo e 5 secondi sul gruppo. Siamo a tre giri dal termine, giro numero 15 qui a Corridogna in questo primo trofeo primavera. Eccoli qui i sette uomini alla comando, danno i cambi regolari, i sette alla comando. Ora attendiamo di vedere il ritardo dei quattro inseguitori, sempre Della Chiesa, Giulianella, Torcianti e Stocchi. Eccoli qui, ritardo che sale ancora, perché adesso il ritardo del quartetto è di un minuto rispetto ai quattro, ai sette al comando. Il gruppo giù in fondo accusa un ritardo di un primo e 10 secondi. Vediamo se però poi davanti si studieranno, se faranno qualcosa. Per il momento il vantaggio dei sette uomini alla comando e di tutto rispetto in un circuito pianeggiante come questo di Corridogna, in questa gara organizzata molto bene dalla Federazione Ciclistica Italiana, Comitato Regionale e dalle società marchigiane, e anche per la bravura dei calzaturieri di Montegranaro, Marini Silvano. E di nuovo i sette al passaggio, eccoli qui, i sette alla comando, Crociati, Casadio, poi troviamo Umbri, Aluigi, Tonucci, Marchegiani e Garofoli. Sono sempre le maglie della Fiumicinese a scandire il ritmo. Dietro, eccoli quattro, Della Chiesa, Giulianella, Torcianti e Stocchi. Il loro vantaggio adesso è un po' diminuito, hanno 50 secondi di battistrada rispetto agli inseguitori, il gruppo 1-10, gruppo che adesso vede fuoriuscire anche tre corridori. Ma oramai i giochi sembrano essere fatti, quindi situazione
che al momento premia chi ha voluto andare in fuga, ovvero sia i sette uomini che comandano la gara. Ci avviciniamo oramai all'epilogo, ultimo giro, si prova qualche scatto davanti per cercare di evitare la volata, è l'Alma Juventus Fano che prova ad evitare lo sprint dei sette, qualcuno perde le ruote ma la situazione rimane sempre stabile con le maglie arancio, nere e bianche dell'Alma Juventus Fano. Questi sono Della Chiesa, Iulianelli, Torcianti e Stocchi che inseguono ancora. Ci avviciniamo oramai a quello che è l'arrivo qui a Corridogna di questa bellissima manifestazione per la categoria allievi, questo primo trofeo primavera, distanza di 50 km, 18 giri del tracciato che vedrà nel pomeriggio anche l'impegno da parte dei dilettanti Elite Under 23 nel 17° trofeo Meccaniche Luciani. Lo scorso anno preda di Cristian Raileanu, il campione moldavo. Chi vincerà oggi nel pomeriggio vestirà anche la maglia della Challenge, Michele Gismondi. Arrivo, e allora siamo oramai all'arrivo, parte la volata per quanto riguarda questo primo trofeo primavera, volata lunghissima in testa Gianmarco Garofoli della SC Recanati Marinelli Cantarini. Gianmarco Garofoli protesta intanto Vittorio Luigi, ma Gianmarco Garofoli va a vincere davanti a Vittorio Luigi, terzo posto per Gida Sumbri, poi Patrick Casadio, Nicolò Tonucci, Davide Crociati e Roberto Marcheggiani. Dunque Gianmarco Garofoli alla sua prima in assoluto tra la categoria allievi va a vincere in volata. Adesso per quanto riguarda lo si lotta per l'ottavo posto, volata che vale l'ottava posizione, preda di Nicola Stocchi della Gubbio Ciclismo Mocaiana davanti ad Andrea Iulianella e Gabriele Torcianti. Arrivano anche altri corridori, Gianmarco Garofoli ha impiegato un'ora e 15 minuti alla media di 40 orari per questo primo trofeo primavera. Dunque successo per colui che da esordiente sia di primo che di secondo anno con la maglia del club Sant'Agostino aveva fatto sempre molto bene, è riuscito anche nella sua prima da allievo stavolta ad imporsi in volata, qualcosa di nuovo che non gli avevamo visto fare quasi mai quando era esordiente. Segno evidente anche che questo ragazzo è cresciuto anche sotto questo aspetto. È stata una bella gara, le messe inquadrate, tra poco ci sarà il podio sul quale salirà Gianmarco Garofoli sul gradino più alto, poi Vittorio Luigi, eccoli, e Gida Sumbri, i tre primi classificati in questo primo trofeo primavera. Per quanto riguarda la categoria donne, successo per Anastasia Carbonari del team ciclistico Porto Sant'Elpidio Monte Urano VPM davanti ad Elisa Ronchetti, Unione Ciclistica Porto Sant'Elpidio Monte Urano VPM, terzo posto per Sara Umbri, sempre dell'Unione Ciclistica Porto Sant'Elpidio Monte Urano VPM, quarto posto per Alice Calderini dell'SD Club Corridogna. Gianmarco Garofoli, SC Recanati Marinelli Cantarini, si è aggiudicato il primo trofeo primavera qui a Corridogna, primo successo stagionale nella nuova categoria allievi dopo due anni di esordienti. Raccontaci la volata finale, siete rimasti in sette, avete accumulato un buon margine e poi la volata. Sì, dunque Non pensavo di far così bene in volata, quindi anche dai giri precedenti ho tentato molti attacchi, dopo era proprio inevitabile la volata e ho cercato di dare il massimo e sono riuscito a tagliare per primo il traguardo. Gara su 50 km interamente pianeggianti, l'avete però corsa a una media incredibile. Sì, siamo andati veramente molto forte, fin dall'inizio molti attacchi, è stata una gara veramente tirata. Non hai patito il salto di categoria dopo due anni d'esordiente dove hai dominato anche tra gli allievi, hai iniziato bene. Sì, diciamo che pensavo fosse un po' più impegnativo, invece mi sono trovato molto bene, con la gamba molto pronta e quindi sono riuscito a tagliare questo traguardo. Siamo solo all'inizio della stagione, hai messo qualcosa nel mirino, dove vuoi arrivare? Speriamo in molte vittorie e comunque di concludere quest'anno con molta soddisfazione. Vittorio Luigi, Alma Juventus Fano, secondo classificato qui a Corridogna, gesto di stizza alla fine, perché? Sì, perché c'è stato un piccolo contatto tra me e Gianmarco che ha rallentato un po' la mia velocità, però si è risolto amichevolmente senza conseguenze, diciamo. Sei soddisfatto di questo secondo posto o ti aspettavi qualcosa in più? Sai, il rammarico c'è perché comunque da dopo la rotatoria è riuscito forte.
però come prima gara devo dire di aver corso molto bene, ho azzeccato la fuga giusta e per fortuna tutti noi ragazzi abbiamo collaborato bene, quindi siamo riusciti ad arrivare al traguardo incrementando mano a mano il vantaggio. Eravate in due dell'Alma Juventus Fano, l'ultimo giro ci ha provato Tonucci. Sì, ovviamente essendo in maggioranza dovevamo prendere noi in mano la situazione e parlandone con Nicolò ne è venuto fuori che io stavo un pochettino meglio, quindi lui si è messo a mia disposizione, infatti lo ringrazio per questo. L'ultimo giro ci ha provato nella parte dietro e, però è stato ripreso, ma comunque ha fatto un bel lavoro. Terzo classificato a Corridonia, Gida Sumbri, Scaptro di Camorrovalle. Allora, raccontaci questa volata. Beh, allora ero all'ultimo chilometro in testa, uscito dalla prima rotatoria, ho iniziato a fare la volata subito perché pensavo, essendo in testa, se mi sorprendevano la perdevo di sicuro. E alla fine comunque l'ho persa perché Garofoli e Luigi sono stati più forti a passarmi, però va bene, dai, come inizio stagione non è male. Siete stati bravi in 7, in 6 prima, poi in 7 ad accumulare un buon margine, non era facile su un circuito interamente pianeggiante. Beh sì, comunque abbiamo collaborato tutti, ci siamo messi d'accordo quasi subito e devo dire che senza alcuni corridori non saremmo riusciti ad andare in fuga perché hanno lavorato veramente bene. E adesso inizia la stagione, oggi una delle prime gare, cosa ti aspetti? Beh, adesso puntiamo alla vittoria, ormai abbiamo iniziato bene e speriamo di far sempre meglio. Carlo Pasqualini, presidente Federazione Ciclistica Italiana, comitato provinciale Macerata, oggi qui a Corridonia questa primizia assoluta per la categoria allievi, questo trofeo primavera, una bella gara, 100 corridori al via, un bel vincitore, insomma meglio di così non poteva andare. Sì, è una bella manifestazione, fortemente voluta dalla Federazione Ciclistica con il Comitato Regionale che ha contribuito fattivamente, organizzativamente ed anche economicamente e chiaramente grazie anche a tutte le società che hanno partecipato. Questa è l'apertura della stagione, è avvenuta qua in provincia di Macerata, qui a Corridonia, in questa splendida location per questo tipo di gare, e poi nel pomeriggio ci sarà anche la gara per la categoria Elite Under 23, quindi un'ottima giornata, anche il sole, bei partecipanti, una gara bella, veramente bella, corsa a una media molto alta considerando che è la prima gara della stagione, quindi siamo veramente molto soddisfatti. Servono queste gare per le categorie giovanili, oggi voi come federazione anche insieme agli organizzatori siete riusciti a proporre questo bellissimo spettacolo, ce ne vorrebbero di più. Sì, si fa il possibile, il Comitato regionale è molto attento a queste cose e di conseguenza anche noi del Comitato provinciale stiamo cercando di incentivare nei limiti del possibile quante più iniziative si possono realizzare in regione e nella fattispecie in provincia. Questi risultati, questa partecipazione ci dà la voglia e la forza anche di cercare di fare meglio e di più. Lino Setti, presidente regionale Federazione Ciclistica Italiana, oggi qui a Corridonia questo primo trofeo primavera, fortemente voluto dal comitato regionale insieme alle società marchigiane, una bella gara, 100 corridori al via, un buon vincitore, un ottimo vincitore come Gianmarco Garofoli, insomma l'inizio, se l'inizio era questo possiamo dire che è andato tutto bene. Sì, è un inizio che è venuto fuori in una riunione che abbiamo fatto con le società quando si programma un po' la stagione e c'era questo buco nelle Marche e anche vicino, Abruzzo, altre regioni vicine, organizzativo per la domenica di apertura, quella odierna, e quindi è stata lanciata questa idea di organizzare una gara. E grazie anche alla collaborazione del gruppo sportivo calzaturieri di Montegranaro, Marini Silvano, che organizzava questa gara poi per già negli anni precedenti per Under Elite, abbiamo pensato di chiedere a questa società un aiuto per poter organizzare anche gli allievi questa mattina. Da lì è andato avanti il progetto di una contribuzione noi come consiglio regionale, di un importo per aiutare l'organizzazione, la parte economica, e una compartecipazione delle società marchigiane che hanno preso il via. E quindi sulla base di questo è venuta fuori, credo, una bella manifestazione
e il lato positivo, la soddisfazione è che comunque abbiamo visto sui primi tre posti tre corridori marchigiani, non so il quarto, non so adesso chi era il quarto, ma comunque il podio dà anche soddisfazione, perché comunque questo dimostra che partiamo in una categoria, quella degli allievi, bella e interessante, dove siamo competitivi. Poi non sarà sempre così, ma siamo competitivi, visto che erano presenti 100 corridori alla partenza, quindi anche di altre regioni. 40 di media, 22 team rappresentati, insomma un bel successo. Anche la gara è stata molto bella, con i 7 in fuga che l'hanno caratterizzata nel finale. Sì, è stata bella dal punto di vista, non è che hanno dormito, insomma, o si sono controllati tanto, visto che era la prima gara. Il circuito, questo è un circuito sicuro, mi dispiace per quella caduta del ragazzo di Mocaiana, che forse è dovuta ancora a poca esperienza, perché forse tenendo in un qualche punto dissestato della strada, in manubrio non in modo bene fermo e saldo, e c'è stata questa caduta. Però è un circuito così, sono le caratteristiche che dovrebbe avere le gare d'apertura per queste categorie, no? Che sono, chiaramente permettono di fare il ritmo, di andare veloce come lo dimostra la media, e di continuare la preparazione di questi ragazzi, perché hanno la stagione abbastanza lunga davanti. Grazie sinceramente, lo dico di nuovo, al gruppo, alla società organizzatrice, perché ha messo a disposizione personale per garantire tutta la sicurezza nel circuito. Siamo partiti, la stagione sarà molto lunga, tra poco i primi appuntamenti importanti come la Nations Cup ad Offida il 1° maggio. Le Marche ancora una volta a livello organizzativo vogliono stupire. Hanno già dato un segno a livello organizzativo, no? Se pensiamo al Gran Fondo Città di Ancona, Gran Premio San Giuseppe di Monte Cassiano, bella gara questa con 199 partenti, quindi. E poi la parte organizzativa del ciclismo professionistico con la Tirreno Adriatico, no? Le Marche sono, dal punto di vista organizzativo, sono al centro d'attenzione a livello nazionale. Basta pensare che oltre a queste che hai nominato, che sono gare a livello europeo, abbiamo le nazionali già ancora in programma, da Castelfidardo, l'internazionale di Capodarco, forse c'è una nazionale a maggio a Fermo, che è ancora in itinere, ma potrebbe venire fuori un'altra gara Under Elite, settembre Trofeo La Monica, ma abbiamo anche un Giro d'Italia di Under 23 Elite, che nelle Marche avranno 3 tappe, 2 arrivi e una cronometro, e quindi anche una partenza, quindi importante anche quello. E da non dimenticare che poi arriverà a luglio anche una tappa del giro rosa, quindi le Marche ci sono dal punto di vista organizzativo. A noi interessa però seguire anche e soprattutto queste categorie giovanili, esordienti, allievi, dove c'è la preparazione per gli atleti delle categorie superiori. Giuseppe Viozzi, si è concluso questo primo trofeo Primavera, fortemente voluto dalla Federazione Ciclistica Italiana Comitato Regionale. Voi avete accolto subito come calzaturieri Montegranaro gli interessi per la gara allievi. È stato uno spettacolo, 100 corridori al via, 22 formazioni provenienti da fuori regione, tante provenienti da fuori regione, una corsa che si è svolta a 40 km all'ora con un degno vincitore, insomma meglio di così non poteva andare. Sì, la federazione, il comitato regionale ci ha chiesto se potevamo mettere tutta la struttura per organizzare questa prima gara degli allievi. L'abbiamo fatto, siamo contenti di averlo fatto, perché è uscita una bellissima gara. Un peccato che un paio di incidenti, però questo succede, il gioco è così, ci stanno anche gli incidenti con le biciclette, altrimenti è tutto bene, una bella gara spettacolare, quindi soddisfatto, penso che sia soddisfatti un po' tutti che hanno potuto correre e iniziare la stagione, altrimenti, dato che ci sono poche gare in calendario, forse tutte le squadre marchigiane e il sud stavano fuori, quindi sono soddisfatto soprattutto per questo, e gli dato una mano, e tutto a posto così. Dicevamo, tante formazioni provenienti da fuori ragione hanno dato ragione agli organizzatori. Sì, abbiamo avuto l'Umbri, una squadra romagnola, dell'Abruzzo, della Puglia, della Campania e del Lazio, perciò abbiamo toccato tutto il centro Italia, e siamo soddisfatti.
Oggi è la prima in assoluto a livello organizzativo, ma ce ne saranno delle altre, a cominciare da luglio a Montegranaro, poi si passerà a Montecosaro, ci sarà l'occasione forse anche del Gran Premio San Serafino. Insomma, i calzaturieri in Montegranaro sono sempre pronti per regalare grandi emozioni con il ciclismo. Sì, noi l'obiettivo è questo e speriamo portare tutto quanto avanti. Sicuramente ci riusciremo. San Serafino è l'ultima, sono un po' incerti lì perché è tutto collegato con la festa San Serafino e c'è una chiesa un po' rovinata al terremoto. Se riescono a sistemarla la corsa si farà, altrimenti è la festa, perché noi speriamo bene, speriamo di dare impulso a chi dovrebbe rimettere a posto e poi vediamo. Tra poco toccherà anche ai dilettanti nel 17° trofeo Meccaniche Luciani. I tuoi come stanno andando? Hanno fatto 4 gare, l'ultima a Monte Cassiano si è classificato intorno ai 20° posto e lì è una corsa internazionale anche con squadre continentali, perciò oggi vediamo il loro valore. Nel pomeriggio dunque è toccato al 17° trofeo Meccaniche Luciani a Corridonia per quanto riguarda la categoria Elite Under 23, dicevamo gara d'apertura ormai classica per quanto riguarda l'organizzazione dei calzaturieri Montegranaro Marini Silvano, gara che lo scorso anno è stata vinta dal moldavo Cristian Raileanu che ha vestito anche la maglia della Challenge Michele Gismondi. 102 corridori alla via di questa manifestazione, tracciato sempre classico, 100 km, 36 giri di 2750 metri. Gara che è vissuta, gran parte della quale è vissuta, dicevamo, su una fuga che ha tenuto alto anche l'interesse degli spettatori presenti lungo il tracciato nella zona industriale di Corridonia. Poi quando la gara è arrivata poco prima del suono della campana, il gruppo si è ricompattato nell'ultimo giro, naturalmente le squadre dei velocisti non hanno concesso spazio, la volata è stata generale e ha premiato con il successo Fabrizio Titi della Aran Cucina in 2 ore e 12 minuti alla media di 45.455, al secondo posto Mattia Marcelli della Humble, al terzo posto Matteo Pascalzi del Team Cervelò, al quarto posto Giovanni Petroni Team Cervelò, quinto posto per Manuel Pesci Acqua e Sapone Team Mocaiana, sesto posto per Alessandro Marinozzi San Gemini MG K Vis. Successivamente sono arrivati Luca Terzi Gaia Plast Maglificio Bibanese, poi Rodriguez Dos Santos Gaia Plast Maglificio Bibanese, nono posto per Francesco Pilicano Veius, decimo posto per Marco Lenzi Team RSM Academy. Fabrizio Titi dunque ha vestito la prima maglia bianco-celeste, quella che indossava Michele Gismondi alla Bianchi quando correva insieme a Fausto Coppi, che ricorda proprio la Challenge Michele Gismondi. I prossimi appuntamenti a livello organizzativi per quanto riguarda i calzaturieri Montegranaro Marini Silvano nel mese di luglio a Montegranaro per quelle che saranno le gare importanti per dilettanti, gara anche a Montecosaro e poi naturalmente sperando che la festa si possa compiere ad ottobre, la chiusura con il Gran Premio San Serafino. Insomma, ci saranno tante altre manifestazioni, senza dimenticare la giornata dedicata anche al ciclismo giovanile negli impianti sportivi di Montegranaro, il Memorial Maurizio Barbante. Nuova carrozzeria Cerretani Sandro, via San Giuseppe, Sant'Elpidio a Mare. Cerretani Car, vendita auto nuove e usate multimarche. Zona Triangolo, Monte Urano. Per informazioni 0734 84 11 53 oppure info@ceretanicar.it.
Per ogni vostra pubblicità o evento, Fratelli Conti a Grotta Azzolina, mettere tutti in sicurezza e far sì che ogni manifestazione si svolga senza nessun problema e che tutto finisca in una grande festa è la nostra più grande soddisfazione. Per questo disponiamo di transenne certificate, CDS, palchi di tutte le dimensioni e amplificazioni varie. Le nostre strutture sono noleggiabili per l'allestimento di manifestazioni sportive, controlli flusso di pubblico come concerti, feste, sagre, inaugurazioni, gare sportive. Fratelli Conti è la risposta a Grotta Azzolina in via Stazione 104. Recapiti telefonici 0734 63 28 53 oppure 340 64 09 773 o ancora 340 64 09 774. Fratelli Conti, per noleggio camion a vela, paline stradali, transenne, palchi, amplificazioni, affissioni, volantinaggio, la risposta giusta è Fratelli Conti, a Grotta Azzolina in via Stazione 104, www.contipubblicità.com, info@contipubblicita.com. Fratelli Conti, la risposta importante per tutte le occasioni. Nel Piceno, vicina al territorio e alla sua gente dal 1898, Banca Credito Cooperativo Picena.